amico Pier Cesare Stagni, che è un giovane storico del cinema, è uno specialista di Antonioni e anche soprattutto dell'ultima sequenza di questo film. È riuscito a trovare delle foto che io non conoscevo nemmeno, che raccontano molto bene come abbiamo girato questa famosa sequenza. Due parole. Sì, perché questa famosa, questo piano sequenza finale è ricordato nella storia del cinema e quindi è importante parlarne per far rivivere una volta di più l'opera del grande maestro Michelangelo Antonioni e la fortuna di avere chi collaborò con lui fisicamente per creare questa sequenza, ma tutto il film che vedrete è davvero ricco di situazioni particolari, luoghi, tanti luoghi del mondo, dall'Africa a Londra, in Spagna, la casa di Gaudì, fino ad arrivare a Vera, vicino a Almeria, dove giravano i western spaghetti all'italiana, li giravano quasi tutti in Spagna, e lì vicino c'è un luogo dove fisicamente fu realizzata questa celeberrima sequenza finale. Innanzitutto un'emozione sempre rivedere questo capolavoro, ne parlavamo con Luciano durante la proiezione, giusto due parole, perché ci ha preso anche a noi come tutte le volte che lo vediamo. È un film incredibile che non invecchia, e sul senso della vita, del significato che ognuno di noi diamo alla nostra vita, e della ricerca. E tra l'altro poche parole pronunciate nel film, dialoghi scarni ma incredibili. Stavo riflettendo sul significato di alcune frasi metafora, quando Locke parla con Robertson, cosa c'è oltre la finestra? Oppure rivolto a Maria Schneider, cosa riesci a vedere? Chi sono io? Non lo so. Oppure anche la frase finale con l'abbraccio, prima dell'incredibile sequenza, piano sequenza di 7 più o meno minuti, di cui poi parleremo. Luciano, prego. Luciano, il tuo incontro con Antonioni avviene qualche anno prima con Chung Kuo, che è un reportage girato in Cina. Sì, è venuto al seguito di un film che io feci con Vittorio De Seta, un grande regista anche, e il film era magnifico, non perché l'ho fatto io, ma era un reportage sulle scuole, una scuola del Tiburtino Terzo, cioè su un gruppo di ragazzi cacciati dalla scuola come inadatti e che attraverso il nostro film, poi ripercorrendo un percorso completamente diverso di scuola, praticamente furono i primi nella loro stessa scuola dalla quale erano cacciati. Ecco, credo che Antonioni sia stato colpito anche da questo, dal Diario di un maestro. Diario di un maestro di Vittorio De Seta, sì, nel 71. E, insomma, aveva visto dei pezzi in anteprima, che poi il film c'è un po' dopo, in televisione. A parte in televisione ebbe un successo clamoroso, perché in prima serata la domenica fece 12 milioni, 14 milioni, 16 milioni di spettatori, la storia dei ragazzini del Tiburtino Terzo, insomma, ecco, voglio dire come le cose sono cambiate, cioè, voglio dire, adesso quest'opera sta nelle cantine della Rai e si guardano per tirarla fuori. Non l'hanno neanche mai riproposta. No, mai riproposta, bisogna cancellare queste cose, per far vedere altro. Naturalmente Antonioni fu colpito soprattutto in quel momento dal fatto che pensava che questo film di De Seta fosse stato girato con 4 macchine da presa, e invece il film l'avevo girato io da solo, con una sola macchina da presa. Aveva bisogno di qualcuno vicino per fare un viaggio in Cina, nella Cina in un momento anche molto particolare, perché alla fine di quella che, insomma, che poi è stata chiamata la rivoluzione culturale, che era praticamente la distruzione della cultura, insomma, nella pratica, e quindi si trattava di un reporter, aveva bisogno di un reporter. Io avevo già fatto molti film con attori, quindi non ero per niente un reporter, ma nel film di De Seta mi ero dimostrato, avevo dimostrato la mia passione originaria per il reportage, e quindi siamo partiti insieme nel 72 e abbiamo fatto un viaggio di 2 mesi e mezzo insieme in Cina, che non era una cosa usuale, cioè in Cina non c'era nessuno di reporter in quel momento, non c'erano giornalisti, c'era soltanto Jori Sivens, il grande documentarista olandese, però lui si era già allineato col potere, insomma, viaggiava con le autorità, noi invece viaggiavamo liberi. Ecco, quella fu un'occasione splendida, perché io ero veramente un giovane direttore della fotografia, nemmeno emergente, facevo qualche buon film,
Antonioni era già, cioè, il grandissimo Michelangelo Antonioni. Ecco, se ci fosse arrivata la collaborazione del professor Nelle Porte prima della Cina, io forse non avrei sentito le libertà che in fondo ho avuto nel fare questo film, perché insomma viaggiavamo, noi mettevamo praticamente, ci mettevano un vagone in coda ai treni e la notte viaggiavamo in Cina sperando che gli interpreti ci dicessero qualcosa di particolare sulla situazione cinese, invece non ci diceva niente perché erano terrorizzati all'idea che fosse registrato. Questo ci accomunò moltissimo, al di là della differenza di età siamo diventati amici e era come se avessimo collaborato da anni, e così si spiega la collaborazione di professione reporter un po'. Che arriva 3 anni dopo? Sì, arriva 2 anni dopo, nel 74, sì, nel 74. Io stavo facendo un film che forse adesso in questa rassegna non avete visto, ma che è Pane e cioccolata di Franco Brusati con Nino Manfredi, che per me è un altro capolavoro, insomma, tra i pochi che mi è capitato di fare. E quindi io stavo girando questo film. In quel momento il cinema italiano godeva dei grandissimi mezzi, perché c'era il pubblico. C'erano le sale cinematografiche da 3.000 posti, cioè il pubblico andava, girava molto contante, molti soldi, quindi si facevano moltissimi film, 350 film all'anno. Quindi in quei 350 film c'era qualche produttore che aveva molti soldi, dice: beh, voglio fare un film con Antonioni, oppure voglio fare un film difficile con Brusati, insomma, che era questa commedia amara che poi ha avuto un successo mondiale. Ecco, quindi io stavo facendo quel film e Antonioni mi chiamò e mi disse: guarda, cominciamo lunedì prossimo. Io stavo a Berna, in Svizzera, stavo finendo dopo 5-6 mesi che è durato il film. Cominciamo fra 3 giorni un film, come un film, non sapevo niente, con Jack Nicholson, che cominciava a uscire fuori. Jack Nicholson aveva già fatto Easy Rider e 5 pezzi facili, cioè bellissimi film, insomma stava uscendo come l'attore di punta di Hollywood, quello che poi è diventato addirittura un mito assoluto. E così io lasciai 3 giorni Pane e cioccolata al mio operatore di macchina, al mio amico Romano Albani, che finì il film, e io andai a Monaco il sabato e il lunedì mattina cominciamo a girare. Io non avevo visto i posti, non avevo visto niente, non ho fatto i sopralluoghi, non avevo sceneggiatura, ho cominciato a occhi chiusi. Ma forse l'avevo aperto, insomma, perché il film è venuto fuori qualcosa. A proposito di questo, io ho letto una sua intervista in cui lei spiega che però comunque era ancora molto giovane ed era anche in un certo senso stupito di questa chiamata un po' al volo del maestro Antonioni, e ho letto che lei poi alla fine chiese al maestro Antonioni come mai tutta questa fretta, perché lei disse proprio che in questa era proprio certo. Giorno sì, per giorno inventando. Ovviamente un film del genere si prepara, anche se, perché insomma, era non succede quasi niente, sembra, nel film, no? Cioè è tutto semplice, molto semplice a vedersi, a farsi molto più complicato, soprattutto per Antonioni a trovare il tono della recitazione degli attori. Cioè Jack Nicholson era un attore emergente, ma era già un attore di Hollywood, cioè gli attori di Hollywood sono diversi dai nostri, tutti gli attori hanno, diciamo, una sensibilità particolare, no? Però l'attore di Hollywood vuole essere motivato, gli deve spiegare il motivo per il quale deve fare qualcosa. Ecco, e questo, siccome Antonioni non voleva spiegare niente a nessuno, e in questo la mia stima proprio grande gli va, perché cioè io ho incontrato poi, insomma, tanti altri registi che danno tantissime spiegazioni, cioè ti sommergono di intenzioni, no? Poi al momento di girare dici: oddio, mi sono sbagliato completamente, questo è un ottimo regista da ristorante, cioè del giorno prima, poi al momento di girare, no? Invece Antonioni era rigoroso, lui aveva un rapporto con la macchina molto preciso, sceglieva le inquadrature. Era lui che sceglieva ogni tipo di inquadratura, e poi però libertà totale nella fotografia e nella luce. Io mi meravigliai perché, insomma, lui aveva frequentato grandissimi direttori della fotografia, o come si dice oggi autori della cinematografia, ma insomma poteva chiamare, che cioè, nel mondo sarebbero tutti corsi da Hollywood, dal Giappone, dalla Russia, dalla Francia. Perché mi aveva chiesto? Io sempre in questa intervista ho letto la risposta. Penso, credo, però vorrei chiedere maggiore, insomma. Cioè, una risposta fu. Cioè io accettai, non è che gli dissi prima perché mi chiami, io insomma andai e cercai di fare il mio meglio, gli chiesi la sceneggiatura, appunto il sabato arrivando, il sabato sera. Io non conoscevo l'equipe, perché l'equipe era stata formata tutta dalla produzione, perché io con la mia equipe lavoravo su un altro film che era rimasto, non potevo portar via tutti, insomma. Già abbandonavo io il film pochi giorni prima, insomma, non è sempre una cosa piacevole, anche se poi il film era andato fuori budget, ripetevo da prima che i film cominciavano,
ma non c'era un piano di lavorazione che veniva sempre duplicato, cioè invece di 3 mesi duravano 5 in genere, scambiavano magari i produttori, no? Però il film andava avanti. E quindi io sono venuto via anche un po' col senso di dire, beh, abbiamo superato i 2 mesi, adesso da fare un altro film, perché Antonio... Però non era possibile fare il film senza vedere i luoghi, perché dal punto di vista della luce è complicatissimo. Io per precauzione, quando ho capito che non mi diceva che film dovevo fare, non mi dava la sceneggiatura e la troupe non la conoscevo, ho detto, beh, però devo portare 2 miei amici, gli ho detto, no? E dice, beh, tu 2 amici per fare che cosa? Che sono? Che fanno? Va bene, ma portali, ma chi sono? Beh, adesso li noleggiamo. Cioè io 2 amici intendevo 2 enormi luci, si chiamano i Bruni, sono le grandi luci del cinema western americano o anche del cinema italiano, anche di Senso, di Visconti, sono luci potentissime che oggi sono state abbandonate perché sono troppo pesanti, no? Ma facevano una luce splendida. Dico, ecco, sono i miei 2 amici, sono loro, insomma, perché mi proteggeranno durante il film con la loro luce. In effetti molti effetti semplici, anche molto semplici, sono fatti con queste luci ad arco, questi bruti. Però, esempio, la scena... la domanda, perdona, la domanda, ecco, la domanda, poi alla fine però io ero curioso anch'io di dire, ma senti un po', perché mi ha chiamato a me? Potevi chiamare i grandi di tutto il mondo? Ho detto, io ti ho chiamato perché tu sei ignorante. Ah, beh, come complimento dopo 5 mesi di lavoro, ma io non sono ignorante, sono andato anche a scuola, sai, ma lo so benissimo che sei andato a scuola. Io dico, sei ignorante come direttore della fotografia, non conosci tutti i trucchetti che poi imparerai negli anni, per cui non avrei più questa capacità di errore che a me serve in questo film. Cioè, errore in che senso? Ci sono scene un pochino sovraesposte, ci sono scene un pochino più scure, no? Non c'è una continuità assoluta, perfetta, volontariamente, perché il film si chiama professione reporter. Ora, un reporter non sta a fare quadrucci per dire, ah, quanto sono belli. Ovviamente, stando in Africa, girando nel sud dell'Algeria, non poteva impedirci di fare delle inquadrature che sono effettivamente straordinarie, ma è straordinario il paesaggio. Cioè, se si nota in certi momenti, quando Nicholson resta insabbiato con la Jeep, ci sono delle panoramiche che vanno a scatti, cioè quindi imperfette, ma le abbiamo lasciate proprio come erano. Quelle perché sono imperfette? Perché tirava un vento terribile e la macchina non si riusciva a fare la panoramica giusta. Diciamo che serviva alla brutalità, no, del film. Serviva alla veridicità un po' del film, no? Cioè lui temeva moltissimo, poi dopo, insomma, l'abbiamo riparlato a lungo a volte, anche in incontri che abbiamo fatto io e lui insieme davanti al pubblico, cioè temeva la leziosità della fotografia. Temeva che il suo direttore della fotografia cercasse un fine personale, no? Nell'estetizzare le immagini. Ecco perché, proiettando questo film 2 anni fa al Louvre, per la prima volta al Louvre è stato chiamato un direttore della fotografia a fare una conferenza con questo film, proiettandolo con Pier Cesare a Amsterdam poche settimane fa, cioè abbiamo, ogni volta risentiamo questa impressione di un film moderno, anche proprio nella scrittura, dove non si cerca niente di stupefacente, e poi naturalmente l'inquadratura finale riassume praticamente in una sola inquadratura tutto il significato. E arrivare all'inquadratura finale, abbiamo preparato anche delle diapositive che adesso faremo vedere. Prima parlavi di queste luci meravigliose dei Bruti, mi avevi raccontato un aneddoto nella sequenza in cui la moglie di Locke parla col suo amante a Londra. Quello è lo studio di un grande artista, vero Luciano? Sì, quello è lo studio del pittore Bacon. Ecco, vorrei dire, cioè uno dei più grandi artisti del Novecento, e Antonioni naturalmente è riuscito ad ottenere, voleva questo specie di piccolo studio sul Tamigi, e c'erano dei quadri, naturalmente Becco aveva detto, beh, ci sono dei miei quadri, però sono rivolti verso il muro, e assolutamente, l'aveva fatti vedere Antonioni, però assolutamente non li dovete più far vedere, aveva messo un suo guardiano. Allora, il mio compito è stato quello di corrompere subito il guardiano dal primo giorno, perché volevo assolutamente vedere questi quadri di Bacon. Voi avete visto, cioè, chi è stato qui con il maestro Argento ha visto un altro mio film, che è Suspiria. Ecco, quel film nasce, perché viene un po' di qualche anno dopo, proprio dal fatto che io vidi dal vivo per la prima volta dei quadri di Bacon, che erano dei cardinali, delle facce dei cardinali sanguinolenti praticamente, no? Ecco, molto importanti. Con i colori che sembravano... I colori sembravano proprio spargersi dappertutto. Ecco, questo fu insomma, riuscì a vedere questi quadri. E non solo, ci fu anche... Insomma, i film allora si facevano in 150 persone. Ecco, non si facevano in 5, oggi li faccio anch'io in 5 persone. Con Antonioni nel 79 abbiamo fatto il primo film
con una tecnologia televisiva, non nuove tecnologie, perché era quella che si chiamava l'elettronica, in bassa definizione, no? Ma la parola alta definizione digitale non c'era nell'universo, quindi non si poteva pensare che sarebbe venuta. Però Antonioni aveva avuto l'intuizione che il cinema a colori non deve essere un cinema colorato, o come diceva Eisenstein, il grandissimo regista russo, non deve essere un cinema variopinto, cioè il colore è un elemento fondamentale del racconto, e Antonioni è stato il primo nel mondo, nella storia del cinema, dopo l'intuizione di Mamoulian nel suo primo film Becky Sharp nel 1935 e poi gli studi di Eisenstein dal 1941 al 1948, è stato il primo regista a porsi il problema del colore nel cinema, perché noi ci siamo ritrovati il colore nelle mani e lo abbiamo adoperato, ci è stato tolto il bianco e nero, perché la televisione non voleva più il bianco e nero, e abbiamo abbandonato un mezzo di espressione meraviglioso che era il bianco e nero. Quindi adoperiamo spesso il colore in modo inconscio, così il film viene colorato perché la realtà è a colori, e mentre invece preconizzava Antonioni una scelta non solo del colore nella scenografia, nei costumi, ma anche la possibilità, come c'è un pittore, e lui era anche pittore, cioè di poter intervenire in una zona dello schermo cambiando un colore senza toccare gli altri colori. Questo era impossibile con la pellicola, si poteva fare soltanto con l'elettronica, ma noi l'abbiamo fatto in elettronica a bassa definizione. Il film si chiama Il mistero di Oberwald, sempre prodotto dalla RAI, e sempre la RAI ha tirato fuori alle 2:30 di notte per un anniversario su Monica Vitti, che è naturalmente un fatto rispettabilissimo, però il film potrebbe essere anche visto, sempre con Monica Vitti, meravigliosa, in quel film, per questi valori. Però questo discorso che vi faccio adesso, probabilmente negli uffici della RAI suonerebbe qualcosa di strano, certo. Cioè questo è matto, insomma, ecco, diciamo. Ecco, Luciano, oggi esistono i droni che vengono utilizzati moltissimo nel cinema moderno, molto dinamico, e anche mille altre diavolerie. Ma quello che vi chiese Michelangelo Antonioni, che ti chiese di realizzare nell'ultima incredibile, famosa sequenza, all'epoca sembrava quasi impossibile da realizzare. Diciamo che le ultime due inquadrature, ma insomma la penultima soprattutto, che è la famosa sequenza dei 7 minuti ed oltre, è stata l'unico elemento di cui Antonioni mi ha parlato durante il film. Già dall'inizio mi ha detto: noi faremo alla fine, cioè tu sai, Luciano, che un film, ogni inquadratura è un punto di vista soggettivo, cioè il cinema è sempre visto in modo soggettivo, cioè si vede un attore che parla, in genere c'è un altro, parla ad un altro attore, e quello che si vede è il punto di vista dell'altro attore, quindi è un cinema sempre soggettivo. Io vorrei in una sola inquadratura passare da questa soggettività, che è il punto di vista sempre di un attore sul protagonista sull'altro, passare a una visione oggettiva, ma senza fare un taglio. Senza un taglio di montaggio, come si dice, prima sono dentro la stanza, faccio un carrello avanti, si intravede sulla destra il tipo che entra e che spara e uccide Nicholson, sempre molto discretamente, perché si vede che tira fuori, mette una mano per la pistola, si intravede, poi si sente un colpo e si sente in mezzo anche ad altri rumori, quindi si potrebbe anche non sentire. Tutto questo è assolutamente voluto, perché una delle cose belle di stasera è che abbiamo visto insieme il film originale dal punto di vista del suono, sì. Cioè che era una delle grandi qualità di Michelangelo Antonioni, cioè non soltanto sua, di molti, come anche di Nanni Moretti, come anche di Ferreri, parlo di con cui ho lavorato, cioè che hanno veramente giustamente. Ora, ovviamente, io so che i doppiatori italiani sono i più bravi del mondo, senza dubbio, cioè io ho lavorato in Francia, era una cosa penosa, adesso sono un po' imparati, come si può dire. In America non amano il doppiaggio, lo fanno, ma lo fanno apposta male, perché non funzioni, insomma. E i nostri doppiatori sono meravigliosi. Però aver l'occasione di sentire Jack Nicholson con le sue esitazioni, con le sue, che naturalmente un doppiatore tenderebbe forse a aumentare, tenderebbe di nuovo a recitarle, no? E mentre lui, questo è l'originale anche i suoni, i colpi, la macchina, il colpo che dà all'automobile, naturalmente è vero, sono tutti suoni registrati in condizioni anche difficili. E dicevo che queste ultime due inquadrature mi hanno aperto le porte del cinema mondiale, in effetti. Ecco, perché dietro questo c'era, allora, oggi sarebbe semplicissimo farla. Faremmo in digitale 4-5 inquadrature staccate, poi le uniamo, no? Da dentro la stanza, poi usciamo, il pezzetto che si esce, poi facciamo l'esterno, poi le montiamo tutte insieme, le rielaboriamo, le ingrandiamo, le rimpiccioliamo, tutto si può fare. Ecco, allora questa libertà tecnologica non c'era, bisogna avere una qualche idea,
e le idee non c'erano nemmeno, perché non si sapeva come poter far uscire una visione, cioè una macchina da presa che camminasse così lentamente, passasse attraverso un muro, attraverso delle sbarre, uscisse fuori distante a perlomeno 30 metri dal luogo, dall'inizio dell'inquadratura, si rivoltasse la macchina verso il luogo che si è abbandonato, fino a ritornare a scoprire il punto di vista appunto oggettivo dall'esterno, visto attraverso le sbarre della sintesi del film, che poi è la distruzione di se stessi, del proprio intimo. Ecco, come l'abbiamo fatto? Forse vogliamo vedere le foto? Sì, mandiamo le foto. La regia, sì. Le immagini che abbiamo selezionato? Io in quegli anni facevo un po' di pubblicità a Londra, ogni tanto venivo chiamato a fare della pubblicità a Londra. Ecco, questa foto se ne parleremo ora, mentre ve l'osservate. E una volta sono andato e ho visto per la prima allora, dunque, da sapere, non c'era controllo video, cioè io parlo di un cinema, non di notai, di avvocati come siamo oggi, tutti noi ci mettiamo dietro il video e cominciamo a discutere tutti insieme di quello che abbiamo girato. Allora non si vedeva niente, allora era il momento della fiducia negli altri, cioè Antonione aveva fiducia in me, io avevo fiducia nel mio operatore di macchina, l'operatore di macchina aveva fiducia nel suo assistente operatore che faceva i fuochi, e tutti gli attori avevano fiducia in noi, perché nessuno vedeva, si vedeva un giorno dopo, se andava bene, se giravi a Cinecittà e sviluppavi il materiale, si vedeva un mese dopo, se giravi il deserto dei Tartari come ho girato io in Iran, e il materiale arrivava con delle proiezioni terribili, per cui sembrava tutto facesse schifo, ma era colpa della proiezione molto spesso, per fortuna, cioè era il momento della fiducia, cioè noi nella troupe avevamo fiducia uno nell'altro. Anche oggi ci amiamo, se siamo tutti amici, no? Però non ci fidiamo, però vogliamo vedere sul video l'immagine. Ecco. E vediamo l'immagine, diventa un vizio questo rivedere continuamente, perché spesse volte la qualità sta nel sapere dire mi fermo qua, sta nel non andare avanti nel perfezionare. Cioè se noi avessimo avuto il video, e questo film, abbiamo avuto il video solo in questa ultima inquadratura. Quindi io andai a Londra e scoprì che attaccato a un elicottero dal quale dovevo fare la ripresa di questo spot, che era una sapevano della mia passione per la cavela, mi hanno chiamato per filmare una regata atlantica di barche a vela, e c'era un elicottero e c'era una sfera, una grossa sfera, dentro questa sfera c'era una macchina da presa, quello è il sistema Westcam, è stata la prima volta che è stato utilizzato un sistema di remote the head, cioè di testa remotata, cioè voglio dire la macchina sta da un'altra parte e viene manovrata con uno stick come di un aereo, la macchina può stare anche, diciamo. Sì, un telecomando, la macchina può stare anche a 20 metri, a 30 metri, no? E attraverso un monitor, quindi io ho visto questa cosa, la macchina dentro era 16 mm, una piccola macchina, e poi quando Antonioni mi ha posto il problema all'inizio del film. Poi i mesi passavano, perché noi anche lì abbiamo preso molto tempo per fare il film, è durato anche quello sui 5 mesi. Verso il quarto mese Antonio ha cominciato a diventare inquieto, dicendo Luciano, ma allora hai pensato qualcosa, come possiamo farla tecnicamente? Io dice, la vedo benissimo dal punto di vista dei significati, però tu la devi risolvere tecnicamente. E mi è venuto a mente questi due canadesi che hanno portato questa palla, erano due piloti dell'armata aerea canadese che erano venuti fuori e l'avevano studiato per l'esercito e l'avevano portata fuori nella commercializzazione. In pratica un giroscopio che sta. Era il primo giroscopio applicato alle macchine da presa nella storia del cinema. Andiamo subito avanti. Questo è. Quindi io mi ricordai, li chiamai. E loro dissero benissimo, si può fare, però voi avete una grande, noi avevamo una, si chiamava macchine Mitchell, una macchina da presa che si vede qua, erano macchine che pesavano 150 kg, insomma, anche enormi. Poi vi spiego bene la foto, ancora un secondo. Dissero però, quindi la vostra macchina non c'entra nella sfera. Io dissi benissimo, basta togliere la sfera, impossibile, se togliamo la sfera vale a dire che quando la macchina viene portata fuori dalla stanza ci sarà un po' di vento senz'altro, quel poco vento fa fare da vela al magazzino, scusa non vedo che manovre vuoi fare, mi distrae. Se possiamo scorrere con l'immagine. Ah ecco, no, ma sta anche bene questa, poi spiego queste, le spiego io. Sì. Le conosco insomma, ecco, le conosco a memoria. Cioè, quindi c'era il problema di poter montare già fisicamente la macchina sul loro sistema, che pesava 10 volte tanto, no? Benissimo, hanno cambiato i giroscopi, ne hanno messi 3 d'aereo,
perché sapete che i grandi aerei che viaggiano in terra, cioè hanno dei giroscopi che praticamente mantengono l'aereo sempre a livello. Quindi abbiamo applicato lì, questo è un sistema che era applicato anche sui jet internazionali. Ecco. E abbiamo fatto prima un'altra inquadratura molto bella di Maria Schneider seduta dietro la macchina con tutti gli alberi, sì, nella decapottabile, con gli alberi che passano dietro, una bellissima inquadratura che durava circa mezz'ora. Io mi sono innamorato dell'inquadratura, ho detto tienela tutta lunga, mezzo, facciamo una cosa, un'inquadratura di mezz'ora, no, cioè, non ha messo 30 secondi, vabbè. Quindi l'idea però è stata un'altra, questa è la meccanica. Cioè, l'idea che ho avuto, buona, che ha funzionato, è stata che mi sono detto, io non posso portare un elicottero nella stanza dell'albergo, ovviamente non c'entra, questa palla in genere è attaccata a un elicottero, è attaccata a qualcosa, in genere le macchine da presa si mettono per terra, ci sono le ruote di gomma, di ferro, ci sono i binari, si spingono, c'è qualcuno che le spinge, così funziona, non si attaccano per aria, insomma. Ho detto no, mettiamo il carrello che dobbiamo mettere per terra, lo mettiamo al soffitto. Questo perché? Perché nel primo tratto c'era il pavimento della camera, quindi la macchina si poteva spingere a mano benissimo con delle ruote di gomma, no? Si arrivava fino alle sbarre e al muro, e lì che succedeva? Benissimo, erano preparate. Le sbarre naturalmente erano pronte ad aprirsi, ad avvicinarsi della macchina da presa, il muro pure. Però fuori c'era un metro e mezzo di dislivello. La piazza davanti non era una piazza come questa nemmeno, cioè liscia, come avete visto, era una piazza davanti a un'arena sconnessa con dei sassi, e quindi come avremmo proceduto? La macchina sarebbe caduta o come si faceva? E io ho detto benissimo, facciamo una cosa, attacchiamo la macchina dentro al soffitto della stanza, in un carrello aereo invece che terra, che sul pavimento, si spinge lentamente la macchina. Questo carrello lo facciamo uscire di un metro tra le sbarre che si aprono, e poi quando ci avvicineremo le sbarre lentamente si apriranno, la macchina viene spinta, veniva soltanto spinta, c'era un cavo che portava l'immagine, ecco la prima volta che c'era una videocamera dentro una macchina da presa normale a pellicola, portava l'immagine in un piccolo autobus pulma che stava sulla sinistra della finestra, dove noi stavamo con questo benedetto schermo bianco e nero per la prima volta nella storia del cinema, c'era uno schermo in cui si trasmettevano immagini e c'era il pilota, l'ex pilota canadese con un joystick che manovrava a secondo gli ordini di Antonioni, un po' più a destra, picchia un po' di più, alza un po' di più, è questo. Io dovevo controllare la luce, perché in tutti questi 7 minuti è cambiata la luce del sole fuori 10 volte, io ho dovuto continuamente aprire e chiudere il diaframma, modificare l'otturatore, insomma, fare tutta una serie di piccole cose per compensare questa esposizione. Fuori del, quando si vede a un certo momento, la prima volta si vede l'hotel dell'albergo, della Gloria, e quella è una costruzione che abbiamo fatto noi, quella era costruita, non c'era, c'era l'arena, l'avevamo fatta i romani, diciamo, quella l'abbiamo fatta noi qualche millennio dopo, appunto 2 millenni dopo, questo albergo, in funzione è stato fatto dell'inquadratura, cioè abbiamo messo, io ho fatto venire una torre, una gru da Madrid alta 40 metri, mi ricordo, e che calava un cavo di acciaio, che finiva giusto sul tetto, all'altezza del binario che usciva fuori dalla finestra. C'erano due macchinisti, ne avevano in abbondanza, vi ripeto, le truppe erano numerose, allora chiamavamo gli amici, insomma, a lavorare, e tutti erano contenti. E stavano sopra ad aspettare che uscisse la macchina, da sotto se la vedevano spingere, no? A un certo punto veniva spinta, erano state aperte le sbarre, la macchina usciva, loro la agganciavano a questo cavo di acciaio. Poi sotto, nascosto nel muretto sotto la finestra, c'era un altro operatore che quando vedeva la macchina gli arrivava sulla testa, la prendeva in consegna e soltanto la spingeva in avanti, ma la macchina a quel punto era attaccata al cavo d'acciaio, quindi la macchina poteva andare abbastanza lontana in mezzo alla piazza. Perché il cavo era così alto? Perché altrimenti si sarebbe, per creare il minimo angolo, perché ogni angolo che si crea aumentava la forza e la pesantezza della macchina da presa, ovviamente, no? E quindi con questo cavo così alto, la spinta, e Antonioni dentro al piccolo pulmetto diceva, ecco, adesso panoramica a destra, continua la panoramica, e avevamo preparato davanti la scena naturalmente, finché ci si rigira e si torna davanti alle sbarre che nel frattempo erano state chiuse. Ecco come l'abbiamo girata nella pratica. Però quanto tempo ci è voluto? Ci è voluto una settimana. Grazie, grazie. Andiamo avanti velocemente perché ci fa tanto.
Ecco, si vede bene però, da qui, insomma, qui si vede quello che, il finale un po' di quello che ho detto. Ecco, la macchina qua, questo incontro luce, vabbè, si vede tanto bene, però è attaccata. Qui è il momento nel quale la macchina usciva fuori dalle sbarre che si erano aperte completamente. Ecco, sopra c'era il macchinista, in genere erano due, insomma, che attaccava, stava attaccando proprio il cavo che andava alla gru altissima che c'era dietro. Ecco, così funzionava. Quella macchina veniva spinta da un altro operatore da dietro e spinta in mezzo all'arena e riportata poi indietro nel movimento. Questo, c'è una, la, le altre sono tutte simili. Ce ne sono due negli interni. Ah, ecco, gli interni, si continuiamo. Ecco qua, si vede meglio, questo è il mio assistente operatore Massimo Dallamano, uno dei 4-5 che esistevano allora. Quest'altro è l'operatore di macchina che attraverso queste due sbarre spingeva la macchina, vedete? Vedete che complesso gigantesco? Cioè, insomma, oggi voglio dire, le macchine a presa sono Lilliput, no? Sono niente, le metti in tasca praticamente. Però questa è una macchina a presa sonora, 35 mm, e dava i risultati che dava, no? Ecco, io ero stato preso un po' da pazzo per una settimana, ho camminato con un solo occhio, immaginando se molto semplicemente che la macchina è monocola, non esce due occhi, due obiettivi, no? Quindi io camminavo dritto, chiudendo un occhio, verso le sbarre, e avevo capito che mentre mi avvicinavo alle sbarre, avvicinandomi così, le sbarre da sole si allontanavano. È fatale, se voi lo fate, una prova, le sbarre si allontanano già da sole. Quindi praticamente quando avevamo uno zoom, un piccolo zoom, quando la macchina si avvicinava alle sbarre, io stringevo un po' questo zoom, in questo movimento di carrello le sbarre cominciavano ad aprirsi e si aprono. E quindi di conseguenza è logico la persona. E uscivamo fuori. E noi, cioè, se c'è, maestro, se vogliamo lasciare domande, sì, dal pubblico. Se c'è. Scusate, sono un po' lungo magari, ma mi capita. C'è qualche domanda? Eccomi. La mia domanda è molto breve. Quante volte l'avete rifatta? Ottima domanda. Dove sei? Perché è piacevolissimo, ma queste fortissime luci impediscono di vedervi e voi siete il vero spettacolo, non è che siamo noi, insomma. Dove sei, grosso modo? Ah, eccola, vedo la silhouette, un bel controluce. No, ecco, quante volte l'abbiamo fatta? Fatta realmente, l'abbiamo fatte due e mezzo. Due e mezzo, però due e mezzo perché? Perché ne abbiamo fallite 150, nel senso che abbiamo preso 3 giorni per prepararla. Anche soltanto preparare il movimento delle persone fuori, no? Tutto quello che succedeva, quelle piccole cose, niente, un bambino, oppure la macchina, la macchina dell'autoscuola, però con un ritmo, perché non è niente, cioè, fare cinema, perché ci vuole niente a registrare la realtà, no? Antonioni aveva una visione molto precisa della musicalità in un'assenza di sonoro, cioè sonoro c'è, ma di dialogo in questa inquadratura doveva valere soltanto per i suoni, cioè una tromba, una locomotiva lontana, il grido di quell'uomo al ragazzino che lancia sassi, ecco, era tutto ritmato, perfettamente ritmato. Quindi tutto questo era legato alla difficoltà mia della realizzazione tecnica, per cui alcune volte era venuta anche bene, però il movimento delle persone non era giusto e quindi Antonioni l'aveva scattata. Ecco. E in effetti ne abbiamo compiute completamente due. Questa è dunque, dopo 6 giorni di prove, dove succedeva l'incidente seguente, gli amici della Westcam, i canadesi, mi dicevano ogni volta: te l'avevamo detto, che è la cosa peggiore che si possa dire quando le cose non funzionano. Cioè, quando una cosa non funziona, non bisogna dire all'altra persona: te l'avevo detto, perché è tremendo, no? Questo dico nella vita, perché mi è successo varie volte, insomma, ecco. E lì questi canadesi insistevano, noi fallivamo ogni giorno, succedeva che tutto funzionava, la macchina usciva fuori, stavamo in mezzo alla piazza, tutto va bene, probabilmente sentivamo dalla porta del piccolo pullman arrivare dell'aria, un vento, un po' di vento, e improvvisamente la macchina impazziva, si bruciava uno dei giroscopi e la macchina faceva delle inquadrature meravigliose, forse anche quelle erano bellissime, impazzendo verso il cielo, verso la terra, ci inquadrava tutti girando così, no? Finché si riusciva a staccare i fili per bloccarla, era impazzita. E poi Luciano, avevate un signore che si chiamava Carlo Ponti, che non era molto contento. No, Carlo Ponti, io ero diventato il suo bersaglio, non so, un piccolo episodio, naturalmente non osava prenderselo con Antonioni. Il direttore di produzione, che era un mio amico, avevo portato io nel film, ma al di là di questo,
In queste sequenze, mentre noi giocavamo per una settimana a fare questa sequenza, lui andava a pesca, eravamo vicini al mare, a Vera è un luogo in Spagna molto vicino al mare, bellissimo il mare, lui andava a pesca subacquea. Da Brescia andava a pesca subacquea, perché così il telefono non poteva prenderlo sott'acqua, perché da Roma c'era Ponti che era produttore e soprattutto c'era da Hollywood la Metro Goldwyn Mayer e soprattutto c'era da Hollywood l'agente di Jack Nicholson che aveva un contratto per 3 mesi. Va bene, gli italiani si sa, diamogli 1 mese in più, 4 mesi, ma 5 mesi no, perché Nicholson doveva fare Chinatown subito dopo, quindi le problematiche tremende, con Milos Forman. Anche l'altro, qualcuno va là sul nido del cuculo. Sì, subito dopo, insomma, quindi erano pressioni enormi. Allora il mio amico, il direttore di produzione, che è il vero responsabile rispetto al produttore, andava a fare pesca subacquea, veniva la sera, passava lì dalla piazza e diceva, non l'avete girata, vero? Non mi spiegate. E gli dicono, guarda che Ponti ti ha cercato tutta la giornata, lo devi chiamare, chiamarlo. Ora sta col telefono, ho visto una cernia a 20 metri, domani vado a beccare la cernia, non mi faccio beccare da Ponti, certo. Insomma, Ponti ha mandato un telegramma, perché allora si mandavano i telegrammi. Siete pregati di terminare entro sabato pomeriggio, altrimenti siete tutti licenziati e non vi pago a nessuno. Anzi, era un po' in arretrato con pagamenti di qualche settimana, non venivano pagati settimanalmente al cinema, e quindi tutti si erano preoccupati di fare un po' presto, ma insomma con Antonio non esisteva, si poteva fare un po' presto, bisognava fare fino a che non fosse venuto quello che lui pensava giusto. Ed ecco dove c'è la difesa in fondo. Noi, il regista, anche il direttore della fotografia, spesso si mette contro la produzione difendendo l'oggetto film che non ci appartiene, perché il film adesso è di Jack Nicholson, è Nicholson da 15 anni che ha comprato il negativo, per cui se uno deve fare anche questa proiezione di stasera, grosso modo dovrebbe essere autorizzata da Nicholson, ecco, che l'avrebbe senz'altro autorizzata, ma dovendo fare una copia su pellicola bisogna passare tramite lui. Cioè i produttori vogliono il budget, deve essere un po' rispettato, insomma. Quindi la catena debole in questo gruppo, Antonio non si toccava, il direttore di produzione andava sott'acqua a pescare e poi staccava il telefono. Io dovevo andare a cena sempre con Antonioni e stavamo in un albergo a Londra. A un certo momento chiamano il signor Tovari al telefono, io vado, dall'altra parte c'era Ponti. Ponti praticamente, io alzavo il telefono e lui cominciava a inveire, io diceva buongiorno, buonasera, come va, come non va. Sei un disgraziato, è colpa tua, lo sapevo, sei troppo giovane, sei un esperto, mi costa... Insomma, e inveiva, domani vengo a Londra. Io tornavo al tavolo da Antonioni facendo finta di niente e Michelangelo era molto, anche molto spiritoso. Diceva, Luciano, tutto bene? Sì, benissimo, chi era? Scusa, non vuoi farmi... Era mia moglie. No. Quando telefona tua moglie non torni così, per quanto magari sia terribile, dice, questa era Ponti. Che ha detto Ponti? Ha detto che domani viene a Londra, ci caccia via tutti, il film è sospeso. Ah, che bello, facciamolo venire a Londra. La mattina dopo, effettivamente, si stava girando un'inquadratura a Londra e nella troupe, che era, essendo una troupe grande, avevamo il centro, un po' di periferia, poi la grande periferia, poi c'erano quelli, gli autisti che stanno a 200 metri, no? Quindi sanno le cose prima di tutti, per cui arrivava la voce, no? Come un'onda, no? Sta arrivando Ponti, c'è il produttore, finché Leonti si è arrivata dentro questa piccola stanza nella quale c'erano Jack Nicholson, Antonioni, io e l'operatore di macchina seduto da una parte a guardare Antonioni che cercava l'inquadratura con Nicholson e dava certe indicazioni, che erano soltanto, le indicazioni di Antonioni erano: vai dalla finestra alla porta, guarda fuori ed esci di campo. E Nicholson faceva, no, ma le motivation, perché? Perché? Perché devo farlo? Quello lo so io, ti ho detto, tu entra con la faccia che c'hai, guarda fuori, ti giri e esci di campo. Cioè, questo era un tipo di discussioni, di indicazioni registiche che Antonioni dava agli attori. Non voleva che l'attore recitasse, cioè diceva giustamente, non voleva che l'attore si vedesse in proiezione, per esempio, no? Cioè, allora non c'era il video, ma Antonioni gli avrebbe impedito di vedersi al video. E quando c'era la proiezione, noi andavamo a vedere in certe proiezioni, o a Londra o anche in Almeria, da un meccanico che c'era una piccola proiezione, vedere il materiale, ma Nicholson non è mai venuto proprio. Lui, Antonioni, ha detto no, divieto. Non ti deve... Quindi possiamo dire che c'era ancora questa continua ricerca di spontaneità della realtà, cioè, ma non dico che non ci sia nemmeno oggi, e ci sia anche oggi, voglio dire, non voglio mitizzare il passato, per l'amor di Dio. Cioè, con Antonio siamo stati promotori del rinnovamento, perché abbiamo fatto quel benedetto film per la Rai nel 79, quando tutti dormivano, i registi in tutto il mondo, tranquilli con la pellicola.
cioè Antonioni è stato quello, un pochino insieme a me, che ha preconizzato che la pellicola nel giro di 10-15 anni sarebbe scomparsa o rimasta marginale. Ecco, quindi... Vogliamo, c'è qualche altra domanda dal pubblico? Sono stato troppo esauriente, lo so, è il mio problema. Un'altra domanda, niente? Andiamo tutti a letto allora, contenti, eh? Un piccolo aneddoto per lasciarci. Con Luciano recentemente abbiamo fatto una ricerca perché eravamo curiosi di capire come fosse oggi quel luogo di questa sequenza finale meravigliosa. Abbiamo visto che l'arena romana, che poi è diventata la Plaza de Toros, è stata restaurata splendidamente. C'è ancora, insomma, c'è. Oggi è molto più bella perché lì era decadente, nel film invece oggi è restaurata. Però al posto dell'Hotel della Gloria, quindi è peggio. Al posto dell'Hotel della Gloria gli spagnoli hanno fatto, cosa ci hanno messo? Una rotatoria. Una rotatoria che si chiama rotatoria della Gloria. Una rotatoria. Anche lì l'hanno condannata una rotatoria. Al di là della rotatoria c'era l'Hotel della Gloria. Esatto. E questo ora beh... sarebbe ancora più complicato, penso, girare. Sarebbe ancora più complicato passare con la macchina. Beh, certo, sì, insomma, poi non, vedi, non ti fai voglia di inquadrarlo, insomma, purtroppo, problema estetico dei nostri tempi. Benissimo, esatto. Ti ringrazio molto, è una bella serata, grazie. Grazie. E ringraziamo ancora il maestro Paolo e questo stagno. Piacere. Non... Diamo una mano a questi ragazzi, perché quello che fanno è meraviglioso, non molliamo. Certo, 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 siamo vicini e cerchiamo di aiutarvi in ogni modo, in ogni maniera. Ti ringraziamo ancora e ti chiediamo in chiusura di...